Diretta dei rottamatori su Million Business Radio. Ringrazio sempre per il seguito che ogni sera aumenta sempre di più e per i feedback che durante la settimana abbiamo di queste trasmissioni. L'opportunità che abbiamo di informare le persone su un tema così delicato è molto importante e facciamo in modo che sia sempre più divulgato questo nostro proposito, anche perché dopo mesi, se non anni, di impegno, di studio, di prove, di test, abbiamo finalmente un susseguirsi di risultati che ci danno ragione. Ci danno ragione, ci dicono che siamo nella strada giusta, ci dicono che il nostro modo di operare è quello giusto e che andando avanti così otterremo finalmente il risultato che vogliamo. Il risultato che vogliamo è portare fuori sempre più persone da delle situazioni che portano a vivere male, fare brutti pensieri, nascondersi, sentirsi a disagio nei confronti anche degli altri. Oggi abbiamo cambiato orario, vediamo se in questo orario è più comodo per tante persone, perché ormai con l'inverno le 10 di sera è un orario quasi notturno. E di cosa parliamo stasera? La puntata scorsa abbiamo fatto una panoramica ancora una volta sulla legge 3, quella famosa legge, famosa per me, che ne parlo ormai da anni, un po' meno famosa per tutte quelle persone che o non ne sono a conoscenza o essendone a conoscenza la bistrattano, la denigrano, riescono a dire che non esiste, ma ci sono dei giudici, per fortuna, che in Italia la cominciano ad applicare. E quindi stasera inizieremo, cioè faremo la puntata concentrandoci su una storia andata a buon fine. Già un paio di settimane fa ne abbiamo fatta una. Questa sera parleremo di Gianluca. Non faccio i nomi, Gianluca è il suo vero nome, ma non faccio i nomi perché e trattandosi di un argomento particolare, fare i nomi è sempre brutto, a meno che non ce lo chiedano i clienti. Ci sono dei clienti che sono disposti a testimoniare. Sto parlando di sentenze pubbliche, quindi non sto violando privacy o non sto violando nessuna legge. È ovvio che un po' di tatto, un po' di cautela ci vuole sempre, perché stiamo parlando di situazioni particolari, stiamo parlando di indebitamento, stiamo parlando di problematiche relative alla situazione finanziaria delle persone e delle famiglie, e quindi un po' di tatto ci vuole sempre. Cosa è successo questa settimana? Questa settimana abbiamo avuto due splendide notizie, una ne parleremo approfonditamente stasera. Tribunale di Cuneo, carta canta, alla faccia di chi dice che la legge non esiste, alla faccia di chi si meraviglia che qualche giudice nomini la legge 3, alla faccia di tutti i rosiconi e i ciarlatani, Tribunale di Cuneo questa settimana, anzi non è vero questa settimana perché l'ha fatta ancora in agosto l'ordinanza, è che ce l'hanno comunicata dopo la chiusura estiva, ce l'hanno comunicata in ritardo. Il giudice dottor Rodolfo Magri, giudice del Tribunale di Cuneo, ha dato l'ok a una nostra proposta di accordo per la composizione della crisi del patrimonio, cioè secondo la liquidazione del patrimonio secondo la legge 3. Allora, come abbiamo visto la settimana scorsa, la legge 3 è quella legge che permette alle persone che sono indebitate di uscire definitivamente dalla situazione di sovraindebitamento, tirare una riga e ripartire da zero.
cosa è previsto dalla legge 3, che uno possa, se ce la fa, a pagare umanamente i propri debiti, se non ce la fa, a tirare la riga, appunto, mettere quello che può e poi un bel giorno, definito appunto dalla legge, decide, cioè poter avere la possibilità di ripartire pulito da tutti i problemi di sovraindebitamento. La legge 3 prevede tre opzioni. La prima è l'accordo di composizione della crisi, un concordato con i creditori per definire un rientro umano. La seconda è un piano del consumatore riservato a chi ha debiti da privato, ed è anche questo un piano di rientro in base alle possibilità che una persona ha, proposto al giudice, e se il giudice lo accetta, viene applicato, oppure la via più usata, vuoi perché le situazioni di sovraindebitamento sono così gravi da non permettere neanche un piano di rientro, vuoi perché è la più comoda, vuoi perché è la più, nella maggior parte delle volte, più conveniente sia per il creditore che per i debitori, è la liquidazione del patrimonio. E proprio di questa parliamo stasera, cioè la liquidazione del patrimonio di un giovane, perché stiamo parlando di per me un ragazzo, 36 anni, che ha fatto nel passato l'imprenditore edile, e già qua diciamo tutto, lo ha fatto nei periodi più tosti per un imprenditore edile, e quindi dal 2008 al 2013, 5 anni che gli sono costati lacrime e sangue. Abbiamo già parlato di cosa è successo in quegli anni, la crisi dell'edilizia ha sconvolto tutto il mondo e ha sconvolto l'Italia, anche perché l'edilizia è un settore che si trascina tutto il resto. Ma lui era un imprenditore edile, quindi colpito in prima persona dallo scoppio della bolla immobiliare che dall'America ha fatto effetti in tutto il mondo, soprattutto in Italia. Per quanto ci riguarda, la sentiamo ancora adesso. Cosa vuol dire? Si sono deprezzati i prezzi degli immobili, nessuno più voleva comprare un immobile, nessuna banca finanziava più un imprenditore edile e quindi un vortice che si è scatenato e che ha portato a quello che tutti conosciamo, una situazione tragica. Anche stasera sentivo prima il telegiornale, parlavano appunto dell'impoverimento continuo della popolazione italiana che va sempre verso un maggior aumento del sovraindebitamento. Gianluca è uno di questi, sposato, lui adesso è un dipendente, ha la moglie che è dipendente, però per effetto della sua attività di imprenditore edile negli anni passati, attività chiusa, con sofferenza e con sofferenze, sia bancarie che fiscali che con i fornitori, si trova a fare i conti adesso con un debito che non riuscirà mai a pagare col proprio stipendio, okay? E che gli comporta una serie di problematiche. Prima fra tutti il tentativo da parte dei creditori, da coloro che avanzano soldi da lui, di tornare a casa dei propri soldi. Quindi si trova con un pignoramento dello stipendio già in atto, con una richiesta di pignoramento ulteriore e con ogni qualvolta ci sia la possibilità di azioni esecutive da parte dei creditori che, ripeto e torno a ripetere, hanno tutto il diritto di tentare di recuperare i propri soldi. Quindi Gianluca, situazione Gianluca attuale qual è? Dipendente, però con un quinto dello stipendio pignorato. Stipendio che è di 1.400 euro, quindi meno un quinto, arriva appena appena sopra i 1.000 e si trova a fare i conti con 210.000 euro di debiti. La maggior parte con l'Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, IVA, tasse, multe, insomma, lo sappiamo quando uno si trova in difficoltà con qualcosa smette di pagare tutto. Quindi
gli estratti di ruolo dell'Equitalia diventano sempre più alti. Quindi si trova con 150.000 euro di debiti con l'Agenzia delle Entrate, fornitori per circa 30.000 euro, una banca che è quella che gli ha pignorato lo stipendio, anzi che ha tentato di pignorare lo stipendio ancora per altri 20.000 euro, altri, cioè professionisti vari, commercialista, un avvocato, un consulente del lavoro, gli artigiani, per altri 10.000 euro. Totale 210.000 euro di debiti da pagare. Quando mai li pagherà Gianluca questi debiti con il suo stipendio? Cerchiamo di essere obiettivi. Non li pagherà mai. Avrà un quinto dello stipendio pignorato in vita e se vorrà un giorno fare qualcosa, rifare un'attività imprenditoriale, comprarsi una macchina, non potrà farlo perché avrà sempre qualcuno che gli salta addosso. Patrimonio, cos'ha Gianluca di suo? Nulla. Non ha nulla e quindi la prima domanda che viene da fare è con che cavolo facciamo la liquidazione del patrimonio se per patrimonio Gianluca non ha nulla, punto di domanda. La legge è chiara, mette a disposizione il patrimonio presente e futuro o i redditi presenti e futuri. Quindi Gianluca si trova con uno stipendio all'ordo del pignoramento di 1.450 euro. La moglie altrettanto più o meno, quindi è una famiglia che al netto dei debiti potrebbe anche essere tranquilla, solo che ripeto, non può fare nulla perché avrà sempre qualcuno che gli rende conto del proprio stato di indebitamento, non potrà più fare avere credito in nessun modo, non potrà più essere una risorsa maggiore di quello che può essere. Quindi, cosa abbiamo proposto al giudice di Cuneo? Abbiamo proposto un accordo di liquidazione. Abbiamo detto: la legge prevede che una persona possa tirare una riga di partire da zero. L'unica cosa che può fare Gianluca è mettere a disposizione una parte del proprio stipendio. Qual è la parte del proprio stipendio che Gianluca può mettere a disposizione? Tolte le spese per vivere lui e la propria famiglia, Gianluca può mettere a disposizione 600 euro al mese. Quindi facciamo che per pagare i privilegiati, per pagare chi ha fatto il lavoro, per pagare quelli che più è importante pagare, una durata ragionevole di 5 anni può essere una prova favorevole della buona volontà di Gianluca di rientrare dei propri debiti. Il giudice di Cuneo ha accettato questa proposta e ha dato il via alla liquidazione. Quindi da agosto, da settembre Gianluca inizierà a versare 600 euro, lo farà per 5 anni, okay? Per un totale di 36.000 euro che lui verserà in questi 5 anni, salvo vincite al Superenalotto, salvo aumenti considerevoli di stipendio, salvo vincite al Totocalcio. Gianluca pagherà 36.000 euro nei prossimi 5 anni. Questi 36.000 euro andranno ripartiti in base alle priorità tra i vari fornitori e alla fine, dopo 5 anni, il giudice dichiarerà chiusa la procedura di liquidazione. Quindi Gianluca si vedrà stralciati, cancellati, resi inesigibili, non avrà più da far di conto con questi. Con 174.000 euro che verranno cancellati, verranno resi inesigibili, quindi nessuno più potrà fare azione nei confronti di Gianluca per tornare a casa di questi debiti. Gianluca fa 5 anni, sarà una persona pulita,
da tutte le segnalazioni in centrale rischi, non avrà conseguenze con Equitalia e con l'Agenzia delle Entrate, potrà, se vorrà, riaprirsi una partita IVA, potrà rifare un mutuo, io gli auguro di no, però potrà avere credito di nuovo per poter tornare ad essere una persona normale, non essere più nell'ombra, non dover più nascondersi e non dover più fare i conti con i creditori che gli saltano addosso. Quindi da questo mese Gianluca non ha più la trattenuta del quinto, quindi il suo stipendio è tornato ad essere al netto e ogni mese dovrà impegnarsi, si è impegnato a versare 600 euro, che rispetto al reddito familiare è una rata accettabile, come può essere appunto in qualsiasi famiglia che ha una rata del mutuo. Sembra una cosa facile, non lo è un lavoro molto importante che bisogna fare. Accedere ai benefici della legge 3 non è semplice, bisogna affidarsi a dei professionisti, bisogna affidarsi a delle persone che la conoscono bene. Tanto è vero che ne avete la prova, basta che date una letta a quelli che sono i nostri post su Facebook, c'è ancora qualcuno che dice che addirittura la legge 3 non esiste. Quindi è incredibile che ci sia ancora qualcuno che non crede in questa soluzione. Non crede in questa soluzione ed è gravissimo, soprattutto gravissimo quando questo qualcuno è un professionista piuttosto che una persona che dovrebbe aiutare i creditori a vendere. Questo è uno dei casi di questa settimana che trovate nel nostro sito www.legge3.it, ma io stasera voglio parlarvi di un altro, perché proprio stasera, proprio nel pomeriggio, mentre pubblicavamo il post per il caso di Gianluca, è arrivato un'altra notifica, questa volta da parte del Tribunale di Reggio Emilia. Ok? E come vedete, Cuneo, Reggio Emilia, Forlì, Brescia, in tutta Italia ormai i giudici stanno prendendo atto. Anche qui, casualmente, stiamo parlando di un imprenditore edile, un artigiano, un muratore, che ha dovuto fare i conti con la crisi, oltretutto di origine straniere, okay? Ha dovuto fare i conti con la crisi e anche lui in quei periodi, 2006-2008, si è trovato a dover chiudere la propria attività e a fare i conti con 95.000 euro di debiti. 95.000 euro di debiti che ora non riuscirebbe a pagare, visto che anche lui adesso è un dipendente, ha avuto la fortuna di trovare un lavoro da dipendente e sta lavorando, però non riuscirà mai a venire a capo di una cifra così grande per far fronte a tutti i debiti. Stessa cosa, qui è un caso diverso. Qui abbiamo intrapreso la via dell'accordo di composizione della crisi. Non c'erano gli spazi per fare una liquidazione, o perlomeno l'accordo di composizione crisi è più conveniente della liquidazione. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo proposto al giudice, anzi, abbiamo proposto ai creditori, perché così prevede il concordato, di pagare quello che potevamo pagare. Ovviamente l'accordo di composizione della crisi ha dei paletti,
per cui alcuni debiti bisogna pagarli, non si possono stracciare, ad esempio l'IVA, che non è fraccidiabile, oppure i contributi dei dipendenti che si sono prelevati e non si sono pagati, non sono fraccidiabili. Salvo questo, tutti gli altri si possono concordare. Quindi siamo andati a chiedere all'Agenzia delle Entrate un accordo proponendoci di pagare quello che era necessario pagare e in percentuale minore di pagare il resto, il 66% dei detentori del credito ha accordato questa soluzione. Ricordo che l'accordo di composizione della crisi prevede che ci sia un minimo del 60% di accordo dei creditori. Abbiamo ottenuto il 66%, quindi il piano sta in piedi, il piano può essere approvato, se ce ne sono le condizioni, il piano può essere approvato. Siamo andati dal giudice, abbiamo presentato il piano e il giudice ha omologato l'accordo. Quindi questo muratore di Reggio Emilia per i prossimi 5 anni e 6 mesi pagherà 250 euro al mese lui e 100 euro la moglie, quindi 350 euro in tutto, pagherà questa cifra e sarà tutelato da qualsiasi azione dei creditori. Già nel momento stesso in cui abbiamo presentato la proposta, come prevede la legge, sono state bloccate qualsiasi possibilità di azione da parte dei creditori. Quindi già questo è una soluzione importantissima, cioè non avere più i creditori che ti assillano, rischio di pignoramenti, rischio di azioni esecutive nei confronti dei beni piuttosto che degli stipendi, piuttosto che dei conti correnti, è già un risultato eccezionale. La legge lo prevede, nel momento in cui presenti un accordo di composizione, il tutto si blocca, il tutto viene fermato. Il giudice ha valutato bene, attraverso appunto l'ausilio dell'OCC, cioè l'organismo di composizione della crisi, e ha omologato il piano. L'omologa stessa del piano dell'accordo esdebita, cioè rende libero e pulito da qualsiasi debito il creditore. Qui per 5 anni e 6 mesi avrà una rata da pagare, sostenibile, perché anche qui la legge è molto chiara: al debitore deve essere lasciata la possibilità di vivere in maniera dignitosa. Dignitosa non vuol dire andare alle Maldive ogni 6 mesi, ma neanche di vivere a pane e cipolla. Quindi, tolte tutte quelle spese necessarie per vivere, per mantenere la famiglia, per avere una vita dignitosa, quello che resta per i prossimi anni lo dai alla procedura. Quindi questo artigiano muratore nei prossimi 5 anni, 6 mesi verserà, con l'aiuto della moglie, un totale di 25.000 euro. 25.250 per la precisione. Vuol dire che gli altri 68.884,09, se vogliamo essere precisi, okay, sono già stati cancellati, sono stati resi inesigibili, quindi nessuno potrà più fare azioni nei suoi confronti per tornare a casa dei soldi. È una legge di civiltà, è una legge che, giustamente chiamata salva suicidi, permette alle persone che hanno avuto delle disavventure di poter tirare una riga e ripartire da zero, puliti e con la possibilità di rifarsi una vita. Pensiamo a Gianluca, che ha 36 anni, si trova a 36 anni a non avere più un futuro, se non ha la possibilità di togliersi quel peso dalle spalle. Okay.
Gianluca tra 5 anni, a 40 anni, sarà una persona nuova e potrà riprendere ad avere anche ambizioni imprenditoriali che per il momento deve tenere assopite perché altrimenti avrebbe comunque gli attacchi dei creditori. Quindi voglio ribadirlo e continuerò a ribadirlo. Oggi ho lottato come una iena con le persone che denigrano, insultano, diffamano quello che invece può essere una soluzione per le persone che hanno avuto difficoltà. Perché la legge è chiara, non è fatta per i furbi. E tutte quelle brave persone, ben pensanti, ma bisogna stare attenti a non fare debiti. Ma come ha fatto a fare 94.000 euro di debiti? Intanto voglio dire, avete mai avuto un lavoro imprenditoriale? Avete mai avuto a che fare con la partita IVA? O state parlando da belli seduti caldi di un bel posto fisso, magari statale, dove non avete mai avuto a che fare con le problematiche di questi ultimi 10 anni? Ci sono state persone che hanno avuto dei figli gravemente ammalati e hanno dovuto fare debiti per curarli perché la loro malattia non era neanche riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale. Ci sono state persone che sono andate a casa e hanno trovato il coniuge morto, coniuge che aveva un reddito e che aiutava a pagare i debiti. Ci sono state persone che hanno lavorato per lo Stato e lo Stato stesso non li ha pagati. Ci sono state persone che hanno lavorato per aziende che sono fallite e quindi non le hanno pagate. Ci sono state aziende che avevano un settore che tirava e poi per leggi dello Stato quel settore è stato ucciso e hanno dovuto chiudere se non sono fallite. Quindi a tutti quei ben pensanti, bravi e schizzinose persone che si meravigliano perché qualcuno ha i debiti. Avete mai provato voi una situazione del genere? Voi che magari parlate appunto dalla poltrona di una bella scrivania statale o regionale, o siete impiegati in una ditta che non ha mai avuto problemi, buon per lei e buon per voi. Non meravigliatevi. Le situazioni in Italia sono molteplici, drammatiche e molto più numerose di quello che voi, dal vostro calduccio, dal vostro posto fisso, potete pensare. E quindi non meravigliatevi di queste persone che ricorrono a una soluzione che le può salvare la vita. Mi fa incazzare quando qualcuno si meraviglia di ciò e fa anche il sapientino. Ok? Non potete neanche sapere cosa prova una persona che aveva programmato la sua vita su certe basi e poi gli è cascato il mondo addosso. Ma bisogna sapersi programmare. È facile dirlo. Ma se ti muore una persona cara che ti aiutava a pagare i debiti, come fai a programmarla una roba del genere? Se ti capita una disgrazia in famiglia, se l'azienda per cui lavori chiude, fallisce, se lo Stato stesso non ti paga, lo Stato ha fatto fallire migliaia di aziende in questo modo. Quindi sappiate che a tutti quelli che continuano ad attaccarci su Facebook, non ve ne faccio passare una. Non ve ne faccio passare una. Sono stanco delle persone che parlano dal calduccio di un posto fisso. Sono stanco, invidiosi e basta. Queste persone, Gianluca, Ugo, Gianni, avevano una vita rovinata e grazie a una legge di civiltà che esiste in tutto il mondo, esiste in tutto il mondo, potranno ricominciare a vivere, potranno ricominciare ad essere risorse per la loro famiglia, per loro stessi e anche per lo Stato. E anche per lo Stato. Avete domande da farmi? Scusate, adesso mi calmo. Adesso mi calmo. Adesso mi calmo. Ma avete domande da farmi? Sono qui. Vi
sono qui per Avete una rispondere. domanda da farmi? Scusate, adesso Un mi cambio. attimo che è partito. Adesso mi cambio. Ah, un attimo, un Adesso mi cambio. attimo, un attimo, un Ma attimo, avete domande da farmi? che ho Sono qui. cliccato. Ok, spengo il diverso. Ok? Enrico, ciao Enrico. Ho piacere però che proprio Enrico ci saluti. Enrico è la dimostrazione che si può fare. Enrico è un infermiere di Napoli che grazie a noi ha ricominciato a vivere. Mi ricorderò sempre il giorno che a Napoli ho incontrato Enrico, che mi ha ringraziato per avergli salvato la vita. È una soddisfazione personale grandissima. Lui è la dimostrazione che si può fare e che noi abbiamo ragione. E che se le cose sono fatte bene, se le cose sono fatte con professionalità, se le cose sono fatte con umanità, le cose si possono fare bene. Tutti i ciarlatani che stanno approfittando della nostra visibilità per truffare le persone farebbero una brutta fine. Farete una brutta fine. Oggi pomeriggio ho parlato con due persone che attraverso i nostri Truffare post le su persone. Facebook, attraverso i nostri post su Facebook, commentano, chiedono informazioni e cosa c'è? C'è la concorrenza che li contatta privatamente spacciandoci per noi, spacciandosi per legge3.it e per proporre le loro proposte e truffando le persone. Diffidate di chiunque non sia legge3.it. Quando contattate noi non vi contattiamo con Messenger, noi vi mandiamo una mail, vi mandiamo un SMS con il numero di telefono delle persone da cui sarà contattato. Con il nome e cognome dei nostri collaboratori. I nostri collaboratori sono dotati di tesserino di riconoscimento e solo loro sono autorizzati a parlare a nome nostro. Ricordatevi, per noi parlano i fatti. Tribunale di Reggio Emilia, Tribunale di Cuneo. Tribunale di Forlì la settimana scorsa, Tribunale di Brescia, Tribunale di Torino, di Treviso. Signori, gli altri, quasi tutti, perché ci sono anche brave persone, parlano. Noi facciamo. E dopo aver fatto, parliamo in pubblico, mostrando la faccia, non avendo paura di critiche, rispondendo alle critiche e mostrando i fatti, mostrando le credenziali e essendo trasparenti al massimo. Quindi continueremo con questa opera di informazione, di divulgazione della legge 3, perché la legge 3 è una legge di civiltà, è una legge che ha salvato e salverà un sacco di persone da una vita. Quando va bene, una vita nell'ombra e di sofferenze. Quando va male, da situazioni gravi, come abbiamo visto succedere in Italia in questi anni. Io per stasera avrei finito. Se qualcuno ha una domanda da farmi, ciao Pietro, attacca, attacca. Sì, attacco, perché come ti ho detto in un commento, male non fare, paura non avere. Quindi attacco perché ho la coscienza a posto e finora i fatti mi hanno dato ragione, sempre. Ok, saluto Enrico, una conferma, un nostro fans che mi dice che è visibilmente emozionato, mi considera un santone. No, non sono un santone, Enrico, non lo sono, non voglio esserlo. Anzi, i santoni e i guru mi fanno paura. Sono una persona normale che ha sperimentato sulla sua pelle quello che vuol dire essere in determinate condizioni. Si è impegnata tanto, ha studiato tanto, ha avuto l'aiuto di persone importanti che gli hanno dato una mano a crescere e che è riuscito nella sua
obiettivo, quello di salvare anche solo una persona da queste situazioni. Adesso le persone che stiamo salvando non sono più una sola, ma sono tante, e abbiamo ogni giorno conferme. Saluto Mario. Ciao Mario. Sì, ho gli occhiali perché sono vecchio come te, non ci vedo. Saluto Alessandro. Saluto Matteo, Maria Sole, che mi aspetta. Ciao Matteo, ciao Sandra Valerio, ciao mamma, ciao Delina, ciao Francesco, ciao Roby, ciao Bubu. Ci seguite sempre più persone e questo mi fa molto molto piacere. Se non avete domande, io vi invito la settimana prossima a ricollegarvi in diretta, sempre qui da Million Business Radio. Vi ricordo che potete sentire queste puntate anche in podcast su iTunes, e quindi buona serata, arrivederci la settimana prossima. Se avete domande potete farle anche durante la settimana sotto il post, e se avete qualche domanda da farmi, appunto, sono qui a vostra disposizione. Buona serata, buonanotte, è stato un piacere anche questa sera.